Benvenuti! Se siete interessati all'acquisto di un plotter da taglio digitale, con questo tutorial vi mostreremo la semplicità di utilizzo del nostro plotter G-Way. Insieme vediamo come regolare gli strumenti di taglio, mezzo taglio e cordonatura. Cominciamo con il taglio. È importante verificare che la lama sia posizionata perfettamente. Fatto questo, riposizioniamo lo strumento e passiamo al touchscreen. Nella schermata principale, clicchiamo l'icona test e modifichiamo i parametri su Knife 1 Depth. Ad esempio, impostiamo il valore a 4.20. Ricordiamoci che se il taglio non è netto, possiamo modificare il valore fino a trovare il giusto setup. Ora facciamo il test. A che cosa serve questo? Semplice, serve per modificare l'altezza dello strumento di taglio in base allo spessore del supporto che andremo ad utilizzare. Passiamo ora al mezzo taglio. La procedura è identica a quella vista già per il taglio, ma in questo caso la lama deve uscire pochissimo dallo strumento. Il primo test invece deve essere effettuato manualmente, proprio così come vi sto facendo vedere. A questo punto riposizioniamo la lama e impostiamo il valore su Knife Depth, fino a trovare il punto in cui la testa dello strumento batte fisicamente contro il supporto. Ora non rimane altro che tagliare. E anche il mezzo taglio è fatto. Ultimo passaggio, ancora più veloce, la cordonatura. Carichiamo il foglio, impostiamo il valore su Wheel Depth e verifichiamo che la rotella incida il supporto quanto basta. Come sempre, possiamo modificare il valore fino ad ottenere il risultato che vogliamo.